capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Fabio Aquilini, buongiorno. Qualche giorno fa in un'intervista rilasciata a Jab TV, Omar Fascella del Movimento 5 Stelle, in merito ad una domanda su un'eventuale futura alleanza o semplice collaborazione con l'Italia del Rispetto, ha risposto: rispettiamo le iniziative di tutti, ma noi camminiamo con le nostre gambe. Ci è rimasto male per questo atteggiamento di chiusura nei suoi confronti? Buongiorno a tutti. No, assolutamente no. Direi che il fatto di vedere che un movimento nazionale come il 5 Stelle abbia realizzato una raccolta firme, che è stata fin dall'inizio la mia motivazione, cioè io credo che attraverso la raccolta firme si possa al movimento, al partito, garantirsi una vicinanza alla città e nello stesso tempo il cittadino riesce a sentire appunto la vicinanza di un politico. Quindi il fatto che 5 Stelle non lo vogliano fare collaborando con l'Italia del Rispetto non la infastidisce o non la mette di malumore? Anzi, sono contento, perché ripeto, credo che non necessariamente si debba fare insieme, ma l'importante è che lo si faccia. Si aspetta ovviamente la convalida del TAR, ma ormai il destino di Voghera sembra segnato. Si tornerà alle urne probabilmente per un ballottaggio che vedrà protagonisti nuovamente Carlo Barbieri, ma questa volta con Pierezio Ghezzi. L'anno scorso si schierò con il candidato di Forza Italia, quest'anno chiederà agli elettori del suo movimento di supportare il centrosinistra? Dunque, se parliamo di ballottaggio, perché ovviamente chiaramente non sappiamo, non abbiamo la certezza del ballottaggio delle nominazioni, se parliamo di ballottaggio, come ho detto precedentemente, io darò indicazione ai miei elettori di appoggiare il candidato sindaco Pierezio Ghezzi. Ecco, il ballottaggio Toriani l'anno scorso perse con soli 11 voti. Ogni singolo voto, come ovvio, è importantissimo. Pensa che le indicazioni che darà ai suoi elettori potranno essere determinanti per la vittoria o eventuale sconfitta di Pierezio Ghezzi? Credo di sì, cioè tutti siamo determinanti, perché la politica si vince per un voto. E ce ne siamo accorti, devo dire, anche con quello che è accaduto l'anno scorso. Lei sostiene che questa situazione di incertezza rappresenti un po' una sconfitta per il sistema politico. Ci vuole spiegare meglio che cosa intende? Quando mi è stato detto che la prefettura aveva confermato i 13 voti di Ghezzi davanti a Toriani, io ho avuto una sensazione di sconfitta, perché credo che, e questo è il mio termine, credo che sia un fallimento del sistema. Perché? Perché i partiti politici hanno presentato dei rappresentanti di lista molto probabilmente poco preparati. I rappresentanti di lista hanno accettato un compito con poca conoscenza. Idem vale per i presidenti di seggio, quindi di conseguenza io credo che sia necessario che si debba avere un gesto di umiltà, fare un passo indietro tutti e dismettere tutti questi atteggiamenti di accusa per cercare un senso di rispetto altrui, perché fa solamente male, perché noi dobbiamo sapere che in questo momento, nel momento in cui noi dovessimo andare al ballottaggio o alla votazione, abbiamo una città che andrà ancora a prendere delle tasse ai cittadini, e quindi io credo che sia solamente dolore e basta. Lei in qualche modo sta mettendo in discussione l'intero sistema politico cittadino? Io metto in discussione il sistema, nel senso, credo che quando una cosa non funziona, cioè io faccio un esempio, nel momento in cui noi abbiamo una famiglia che deve andare davanti a un giudice per dibattersi sull'affidamento del figlio, io credo che alla fine non vince nessuno, tutte e due sono perdenti. Ecco, io voglio trasferire questo senso, siamo tutti perdenti. È molto chiaro. Domenica in Piazza Duomo si è tenuta la benedizione degli animali e del fuoco, un'iniziativa che si ripete ormai da qualche anno. Nonostante la mancata costruzione del cimitero, l'amministrazione ha dimostrato una certa vicinanza al mondo degli animali. Crede lo stesso? Sì, credo assolutamente di sì. Io distingo, ogni azione per me ha dentro un lato positivo. Nel momento in cui l'amministrazione ha fatto questo, bene, grazie, ne sono contento. Nel momento in cui farà l'altro, risponderò bene, grazie.
Quindi non è sufficiente. Non è sufficiente, chiaro. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.